Salve, sente? Sì, la sento. Stiamo provando a connetterci con due computer. È possibile? Sì, certo. Sì, allora dovresti. Hai cliccato su avvio. Ah, non va. Massimo 5 anni lo vedo già io tra i staff. Ah, lui dice che ti vede già. Ah, adesso ti vedo anch'io. La vedo però. Non c'è. Provi un po' a parlare perché ho paura che. Tra 5 anni, se può parlare, non mi sente. L'audio disattiva. Oh, Ah, è adesso lì, sì. quello Ok, lì. adesso sì. Bene. Allora, adesso potremmo caricare anche il terzo relatore, ne parliamo poi dopo. Il primo che parla è Massimo Cicognali, quindi adesso io le assegno il ruolo di relatore, riceverà un pop-up per dire mostra schermo, lo clicca così vediamo se lo schermo si vede. Ok. Ok, perfetto, si vede. Può provare solo a parlare, che sentiamo l'audio. Non la sento. E dice che va a cambiare cuffie che probabilmente Ok. sono. Non si collegano. A me Segnare si lei. vede? Sì, benissimo. Assegno lei il ruolo di relatore così vediamo. Perfetto. Ok. Si vede. Più o Quindi meno il dire tempo, quanto sarà? 20 minuti, giusto? una ventina di minuti, sì. Ok. Alle 5, beh, aspettiamo che mi faccio con lei. Ok. Adesso però vedo modalità relatore, penso, lo schermo suo. Non presentazione. E partirà Cicognani quindi prima o. Okay. Sì, parlerà lui, poi passo, quando lui ha finito io passo la parola a lei, e Ok. poi passo al terzo Ok. relatore. Voi infatti vi occupate naturalmente di digitalizzazione. Come scusi? Voi infocchi vi occupate di digitalizzazione? Di non sai che non la sento Di bene. BIM, non mi Ah, sì. sentite? Certo, ok, sì, adesso sì, ho alzato un po' il volume. Sì, diciamo che è un tema molto caldo ultimamente, soprattutto, e anche perché l'azienda ha capito il valore che c'è dietro questa cosa. Inizialmente era più un lavoro a perdere, diciamo così, quindi è una cosa che veniva richiesta dai clienti che noi facevamo solo perché appunto era richiesta. Ad oggi invece, per fortuna, il processo si è armonizzato con tutta la filiera produttiva e di installazione, di controlli, per cui ad oggi è imprescindibile per i flussi aziendali, per i processi. Per cui ci spingiamo molto, siamo. Mai pensato di iscrivervi adesso di voi? Mi piacere avere qualcuno tra i nostri. E
No, anche perché non lo conoscevamo. Fino a ottobre non lo sapevamo. Quindi adesso che lo sapete, magari vi mando poi la Certo. comunicazione. Signor Agostini, ci sente? Sì, vi sento, voi mi sentite? Sì, Sì. assolutamente. Benissimo, Le buonasera assegno. innanzitutto. Buonasera. Buonasera. Il signor Agostini, Tomanadox è un software. Le assegno il ruolo di relatore, così vediamo se si vede lo schermo. Ok, perfetto. Si vede? Si sente? Sì, si sente, si Perfetto. vede. Benissimo. Allora, io alle 5 vi presento e poi diamo qualche minuto ai ritardatari che si colleghino. Poi passo la parola al signor Cicognani, quando lui assegna il ruolo di relatore, naturalmente. Poi passo la parola a Federico Cucchi e poi ad Andrea Agostini. Possiamo chiudere? Il tempo, circa 20 minuti per ogni presentazione Benissimo, ok. che abbiamo previsto. Il livello di microfono com'è? Mi sentite bene? Adesso sì, non c'è. Perfetto. Cuffie, filo. Alla fine. Allora, faccio Ok. che assegnare già a Cicognani il ruolo di relatore. Voi mi vedete oppure non mi vedete? Adesso no, prima sì però. Adesso? No. È bloccato, c'è cioè il segno del lucchetto. Sì. Ah, un attimo, No, prima provo. sì, adesso sì. Ok, va bene. Bene, ancora qualche minuto. Quest'anno voi riparteciperete al BIM Digital Award Noi fuochi no, perché presenteremo più o meno le stesse cose dell'anno scorso, quindi non abbiamo qualcosa di particolare. Adesso stiamo facendo un edificio molto complesso che partirà a settembre. Quello magari potrebbe essere, diciamo, partecipare alla categoria di opera BIM particolarmente complessa. 2024, 2025. Però diciamo forse magari l'anno dopo. Ah, Adesso. 2025. Ma sto già presentando o no? No, no, Ah, al sì, non momento. so le webcam. Okay. Noi come Adox vorremmo presentare un paio di progettini, vediamo se riusciamo a metterli a Ah, terra. il Vediamo 31 se riusciamo. scade il bando. So che scade fra 15 giorni, giusto? Il 30. Il 31. Sì. Vediamo che cosa riusciamo a presentare. Essendo che non lavoriamo proprio su progetti, presenteremo sempre progetti di efficientamento. Quindi vediamo cosa riusciamo a mettere a terra. Abbiamo un paio di cose interessanti. Bene, possiamo partire. Buon Ok. lavoro. Buonasera, benvenuti a questo webinar in cui saranno presentati tre progetti vincitori del BIM Digital World 2022. In particolare questa sera avremo con noi Massimo Cicognani di Focchi, che ha vinto la categoria Trade in Fabbricazione Digitale in ambito BIM. A seguire Federico Cucchi, sempre di Focchi, che ha vinto la categoria il premio Cantiere Smart, integrazione Cantiere Smart e Sistema BIM. E chiuderà l'intervento, l'incontro, Andrea Agostini di Adox, che ha vinto la categoria Smart Buildings and Cities, con Digital Twin, la nuova frontiera per la gestione dell'asset.
ancora un attimo di pazienza e poi inizieremo con i lavori. Per le eventuali domande, potete, al termine delle presentazioni, potete utilizzare l'apposito box e queste saranno poi evase al termine della presentazione. Quindi ancora un attimo di pazienza e iniziamo. Bene, possiamo cominciare, quindi la parola a Massimo Cicognani. Buon lavoro. Buongiorno, mi chiamo Massimo Cicognani, sono CAD Manager e BIM Manager per Focchi Group, un'azienda che è specializzata nell'ambito delle facciate, il nostro prodotto, diciamo, di riferimento. E ci occupiamo dello sviluppo delle facciate a ciclo completo, quindi prendiamo fin dalle fasi di progettazione iniziale degli architetti fino alla fase di posa e di consegna dell'edificio, quindi è un ciclo molto ampio. In questo caso ho un dubbio, non riuscite a vedere il mio schermo, forse? No, lo riuscite a vedere, perfetto, scusate, non ho familiarità con questa piattaforma. Quello che andiamo a presentare oggi è il coinvolgimento per quello che riguarda Focchi del mondo BIM all'interno della progettazione, della fabbricazione digitale. Per noi è diventato negli ultimi anni un fattore molto importante proprio per la specificità del lavoro che Focchi realizza. Noi siamo specializzati nella produzione di facciate architettoniche particolarmente complesse e, come si può dire, uniche, nel senso che siamo degli artigiani ormai delle facciate. Gli architetti si rivolgono a noi proprio perché non lavoriamo ovviamente con prodotti commerciali di serie, ma sviluppiamo fin dalla matrice, fin dagli studi originali, tutta l'opera, e quindi seguiamo l'esigenza dell'architetto fino alla fine, e ci occupiamo un po' di tutto, anche dalla parte di prove, certificazioni. Lavoriamo su tre principali mercati, inglese, italiano e americano, con l'inglese che rappresenta l'80% del nostro lavoro, e diciamo che in quel mercato siamo abbastanza riconosciuti come capaci di operare a questi livelli. Quelle che vedete sullo schermo sono alcune opere che io sottolineo come tipiche, cioè nel senso che di tipico non hanno assolutamente niente, però rappresenta il nostro lavoro quotidiano, cioè il fatto che noi affrontiamo dei progetti che vengono sviluppati una sola volta, quindi possiamo considerarli dei prototipi, nonostante noi abbiamo a che fare con un'industria, cioè noi abbiamo il problema grosso che noi dobbiamo prendere un'opera architettonica unica, originale, che non verrà mai più ripetuta, e industrializzarla. Quindi tutte le volte noi dobbiamo ricominciare e sviluppare ad hoc tutto un processo produttivo che dipende dal tipo di prodotto, di progetto che noi abbiamo a che fare. E in questo caso ovviamente il BIM è diventato centrale perché permette il coordinamento complesso di informazioni, soprattutto informazioni alfanumeriche, ma anche del modello tridimensionale, perché la particolarità del progetto consente, o perlomeno desidera, che l'impatto visivo, cioè l'ingresso di accesso a questi dati, sia
fortemente grafico, cioè il fatto di poter identificare geograficamente queste informazioni sia internamente sia esternamente per Focchi è estremamente importante ed è diventato fondamentale. Siamo stati trainati dal mercato inglese che è sempre stato un pochettino più avanti rispetto ad altri mercati. Le esigenze sono partite dai nostri contractor inglesi, però lo stiamo applicando in tutto il resto dei nostri progetti. È una scelta interna a Focchi, nel senso che abbiamo sviluppato un workflow e a prescindere dal fatto che il cliente finale voglia o non voglia un modello BIM, voglia o non voglia l'integrazione, voglia o non voglia il facility management, noi comunque affrontiamo il progetto partendo dalla centralità del sistema BIM. Questa figura più o meno l'avete vista miliardi di volte, è praticamente il ciclo completo che di progettazione che Focchi copre, fin dalle parti iniziali del tender, di preventivazione fino alla ricerca e sviluppo, ufficio acquisti, sviluppo tecnico, la produzione, tutta la parte di logistica e spedizione fino ad arrivare alla posa e alla consegna finale. Quello che vi presento oggi è come abbiamo affrontato e integrato il problema della fabbricazione digitale, quindi coinvolgendo principalmente l'ufficio tecnico e la parte di produzione. Poi successivamente il mio collega vi fa vedere la parte successiva. Quali sono i problemi che siamo costretti ad affrontare di fronte a questi progetti così iconici e così unici? Si può sintetizzare in una frase, cioè noi abbiamo il problema di produrre massivamente delle parti che sono custom, cioè parti che non sono mai state fatte e disegnate prima, vengono disegnate e progettate, montate, costruite solo per quel particolare progetto, ovvero bisogna industrializzare una produzione di prototipi e non sono modellini in scala, cioè questi sono veramente i progetti definitivi e non si può sbagliare, cioè il progetto che viene creato, che viene costruito, ovviamente deve andare bene la prima volta, cioè non è che possiamo permetterci di fare delle prove se non su piccole parti. Questi progetti, sebbene siano particolarmente complessi, particolarmente iconici, comunque non sono esenti da quello che è il problema storico e annoso dell'edilizia di un certo livello. I tempi di inizio della fase esecutiva sono sempre ridotti e il programma esecutivo è sempre estremamente rigido. Non è una cattiveria, è semplicemente che coordinare la produzione di questo tipo di opere implica una stesura di un programma che sia condiviso e concordato con tutti gli attori, quindi impiantisti, strutturisti, facciatisti e tutto il resto, e ovviamente nessuno deve perdere il passo. Inoltre abbiamo il problema che lavoriamo su tre mercati differenti con regole e normative differenti. Quindi potremmo progettare, sicuramente l'abbiamo fatto nel passato, possiamo progettare con un sistema classico, quindi lo sviluppo tramite modellazione e tramite, diciamo, classici team di sviluppo, però questo sistema di progettazione comporta delle problematiche, soprattutto per progetti di così vasta scala. Prima di tutto, la progettazione tende a diventare una progettazione a isola, cioè nel senso piccoli team si occuperanno di parti diverse del progetto, portando a una scarsa ottimizzazione di tutto il processo, per cui magari si riuscirà a ottenere soluzioni differenti allo stesso problema perché affrontati da team differenti. Il problema del coordinamento a quel punto assume dei valori veramente critici e di conseguenza qualunque revisione o variante che possa intervenire in corso d'opera e succede, nel senso che gli architetti poi tendono a cambiare idea anche durante lo sviluppo del progetto, la revisione e la variante implica un riprocesso quasi completo del sistema e quindi diventa un processo lento e non compatibile con i tempi. Si possono sviluppare dei software? Certo, si possono sviluppare, lo si è sempre fatto.
ma dovendo sviluppare ad hoc per progetti così tipici, lo sviluppo di software tradizionale coinvolgendo un ufficio IT, se non addirittura dei consulenti esterni, risulta sempre troppo lento. Quando arriva la soluzione, quando è stata testata e validata soprattutto, è già troppo tardi. Quindi è difficile affrontarlo con dei sistemi di questo genere. Quindi qual è la soluzione che Focchi ha adottato? In realtà ci sta lavorando da molti anni, quindi in realtà l'idea non è nuova. L'idea è quella di un workflow in cui la parte del processo di progettazione che potrebbe essere sviluppato attraverso dei software tradizionali venga differenziato, venga separato da quello che è la base di conoscenza, in maniera tale che i progettisti possono riempire questa base di conoscenza, ognuno specifico per il suo campo, per il suo settore e per il progetto che abbiamo in quel momento in oggetto, e la parte software, la parte di automazione rimanga il più possibile svincolata. Questo consente di creare dei motori che possono essere validati anche da persone che non sono dei progettisti, e possono rimanere validi per diverse tipologie di progetto. Per questo tipo di aspetto si cerca anche una serie di caratteristiche. Caratteristica che un sistema non deve essere un sistema legato a un particolare CAM, a un particolare CAD o a un particolare ERP. Deve essere un sistema che integra tutti questi sistemi. Si deve adattare velocemente ai requisiti differenti, perché non abbiamo anni per poter caricare questa base di conoscenza. Deve armonizzare le soluzioni tecniche fra i progettisti, cioè deve diventare un repository che tutti i progettisti devono arricchire, ma a cui possono attingere, in maniera da non arrivare a rifare la stessa cosa più e più volte. E soprattutto non deve richiedere un intervento continuo di personale IT, cioè personale di informatica, perché se io mi lego a un team di sviluppo che non conosce il prodotto, io sarò sempre un passo indietro, perché sarò sempre a cercare di validare e a continuare a coinvolgere il personale IT per modificare la logica del sistema. Adottando quello che viene chiamato un motore inferenziale e una base di conoscenza separata, noi possiamo processare un input molto complesso per ottenere quello che è un'immagine digitale dell'edificio. E l'input molto complesso è essenzialmente il repository BIM, quindi non solo la parte di modellazione tridimensionale, naturalmente, ma anche tutte le informazioni che possiamo derivare dal modello BIM, quindi tipologie, alcune zone particolari, alcune tipologie di materiali, l'esposizione. Ci sono tante informazioni che un modello BIM può dare a un sistema di inferenza. E l'input a noi viene dato dall'architetto, cioè l'opera progettuale architettonica non è un risultato, ma è il punto di partenza del nostro lavoro. Come lavoriamo? Vediamo queste fasi separatamente. Quindi la parte di input, che è costituito dal modello BIM, deve contenere i requisiti di progetto del cliente, quindi alcune cose particolari, quindi materiali, performance, può essere le performance dell'edificio possono essere anche molto diverse, tipo l'impronta carbonica che il cliente desidera perché vuole fare un edificio particolarmente green, i requisiti normativi regionali, quindi ogni zona su cui noi operiamo ha le sue esigenze, e il modello BIM architettonico che ci permette di derivare, la cosa più importante, quindi la definizione della griglia dell'edificio, di come è fatto, le tipologie delle facciate e lo scope of works che noi dobbiamo affrontare, che viene definito dall'architetto, e la definizione di zone particolari, quindi zone di interfaccia, l'interfaccia con altri sistemi come le strutture primarie o altri impianti che devono interfacciarsi con la nostra facciata, quindi settori tecnici, impianti tecnici, ultimamente si parla molto anche di facility management e anche di integrazione con la sensoristica, quindi sono tutte cose che vengono derivate dal modello BIM, soprattutto per esempio la sensoristica deve essere fortemente mappata su un modello georeferenziato, un modello tridimensionale.
dato questa parte di input, che cosa fa il processing? Il processing, adesso qui ho riportato una piccola chiarificazione, perché quando si parla di motore inferenziale era una cosa che andava di moda forse negli anni 80. Che cosa si intende? Tratto da Wikipedia: nel campo dell'intelligenza artificiale, un motore inferenziale è un componente di un sistema che applica regole logiche a una base di conoscenza per dedurre nuove informazioni. Forse oggi potremmo parlare di intelligenza artificiale, non usiamo un motore, diciamo, di intelligenza artificiale basato su reti neurali, basiamo il nostro sistema su un sistema di conoscenza di regole definite e come si dice, deterministiche, perché abbiamo bisogno di applicare delle regole in maniera molto molto precisa e coerente. Parte di processo, che vantaggi ha rispetto, l'ho già più o meno accennato prima, il vantaggio rispetto a un software tradizionale, la principale è che logica e regole sono esterne al motore. Quindi il motore può essere manutenibile e validabile separatamente dalla fase di progettazione, cioè teoricamente potrebbe essere anche appaltato esternamente, perché vengono definite delle regole di funzionamento e chi è esperto di informatica può sviluppare un motore particolarmente efficiente, particolarmente valido, pur non sapendo minimamente che cosa andrà a fare. E una base di conoscenza esterna. Il vantaggio duplice: il personale di informatica non deve conoscere il progetto di progettazione, non è necessario, e i progettisti non devono diventare degli esperti di informatica, perché magari non devono sviluppare delle macro o capire che cos'è Python piuttosto che un Grasshopper piuttosto che altri strumenti che adesso vanno molto di moda. La parte di gestione della conoscenza ovviamente è fondamentale. E molti si chiedono quanto sia complesso o meno creare questa base di conoscenza. Se parliamo di sistemi esperti di oggi, quelli non sistemi esperti, sistemi di intelligenza artificiale che vediamo in TV in questi giorni, non tutti sanno che ci vogliono migliaia e migliaia di ore per poter addestrare uno di quei sistemi, proprio perché si basa su un sistema di riconoscimento di pattern, e noi il pattern in realtà non li abbiamo perché lavoriamo su dei sistemi originali, quindi su dei progetti originali. Quello che noi andiamo a inserire è una sequenza di regole che sono quelle che il progettista adotta nel suo lavoro quotidiano, e riteniamo di aver trovato la strada giusta nel creare un accrescimento della conoscenza progressivo, nel senso che noi non dobbiamo arrivare a definire fino all'ultima vite prima di vedere qualcosa, perché il sistema di progettazione non lavora così, anche i progettisti non lavorano così, perché esistono delle fasi, una fase iniziale dove le informazioni che sono necessarie sono veramente minime, quindi magari tipologie di materiali, dimensione dei vetri, chilogrammi di profili, quindi delle informazioni quantitative più che altro. Una fase intermedia dove si cominciano a sviluppare le soluzioni reali, si comincia a definire per esempio la forma delle matrici, vengono effettuati i test, vengono provati, si concorda con l'estrusore eventuali situazioni, eventuali problematiche, eventuali modifiche. E solo in una fase esecutiva, quando tutti i disegni di progetto, i nodi di progetto sono stati approvati dal cliente e dall'architetto, allora si può passare a una fase di dettaglio dove effettivamente si possono specificare nel dettaglio tutte le operazioni meccaniche, quando applicarle, se applicarle, che cosa comportano, la compatibilità, gli accessori, tutto il materiale che serve a sviluppare un modello digitale dell'edificio. Io qui ho fatto una rappresentazione grafica, ma non dovete immaginare che sia solo un problema di modellazione. In realtà la maggior parte delle informazioni che servono per la generazione dell'edificio non sono di modellazione tridimensionale. Dobbiamo sapere i materiali, dobbiamo sapere le finiture, dobbiamo sapere i tempi di approvvigionamento, dobbiamo sapere il ciclo di workflow di acquisizione di questi materiali, come spedirli, come imballarli, come farli arrivare in cantiere, come distribuirli. Sono tutta una serie di informazioni che fanno l'edificio anche più di quello che è la modellazione tridimensionale. Però è comunque una cosa che è sempre molto che colpisce molto. Una volta che abbiamo un'immagine digitale dell'edificio, a quel punto possiamo tradurre
questa immagine digitale in qualche cosa di leggibile anche da noi poveri esseri umani, e quindi creare tutta la documentazione di progetto. Ovviamente la modellazione è tridimensionale e comporta una modellazione precisa di ogni singolo elemento, da cui si possono estrarre tutti i documenti di officina, ma non solo, come dicevo prima, anche tutte le informazioni che sono destinate al PLM, all'ERP, a tutto ciò che segue nel processo, quindi distinte, materiali, fornitori, qualunque altra cosa. Per darvi un esempio del flusso di lavoro, diciamo che si parte da un'analisi dell'elemento del modello. Attenzione, questo è molto importante, il modello non deve essere modellato in tutte le sue componenti. Adesso qui vedete un modello, ho scelto una foto di un modello particolarmente dettagliato, ma è un caso, perché la maggior parte dei componenti o delle lavorazioni non sono modellabili all'interno del sistema, e francamente non devono esserlo, perché quando poi andrò a introdurre eventuali varianti, eventuali variazioni, eventuali modifiche al sistema, io non devo rifare tutto il modello. Dal modello mi servono delle informazioni basilari, informazioni di tipologia, posizionamento, assi modulari, composizione. Qui ci sono dei brisolail, qui c'è una porta, qui è una facciata standard, qui c'è una balaustra. Sono queste le informazioni che mi interessano. Da questa analisi geometrica il sistema deriva anche gli elementi che non sono presenti nel modello. Quindi, non so, le guarnizioni, gli accessori, le operazioni meccaniche, le viterie, tutto ciò che può servire alla definizione dell'edificio in un sistema di derivazione. Quindi il fatto che io qui ho una parte vetrata, si porterà dietro la guarnizione, il telaio, telai vulcanizzati, gli accessori, i sistemi di fissaggio, il fatto che dietro ci sia una struttura primaria, ci saranno le staffe di fissaggio, saranno posizionati in quella posizione particolare, ci vorranno quelle viti, ci vorranno quei canali, ci vorranno quei fissaggi. È tutto un sistema logico di derivato che viene definito in maniera tipologica, uno una sola volta, e che il sistema riapplica in tutte le situazioni presenti all'interno del modello. Una volta che ho fatto questo, ottengo un risultato che è un'immagine digitale, quindi questo è solo un modo di vedere i dati che sono contenuti all'interno del sistema, e che contengono tutte le informazioni, anche geometriche, perché noi alla fine lo vogliamo fare questo pezzo, ma soprattutto informazioni alfanumeriche. Dalle informazioni alfanumeriche si generano i modelli, e dai modelli tridimensionali, con tutte le sue operazioni, tutti i suoi componenti, otteniamo poi il singolo pezzo e il documento, diciamo, in questo caso d'officina, che se vogliamo è quello che è più bello da vedere, ma è quello che in realtà costa meno, perché può essere fatto e rifatto tutte le volte che lo si desidera. A questo punto la curiosità forse è capire anche che vantaggi può dare, o che perlomeno ha dato a Focchi in questi anni. Parliamo di valorizzazione medie, perché a seconda dei progetti ci possono essere delle varianti su queste informazioni, però fondamentalmente il tempo di progettazione, dovendo progettare elementi singoli e non la sua combinatorietà, ha comportato un tempo di riduzione del tempo di progettazione anche del 50%, cioè noi effettivamente andiamo ad abbattere con un sistema più complesso anche i tempi, che invece tendono a espandersi in funzione della dimensione del progetto. Invece, in questo caso, il tempo iniziale di progettazione viene sempre recuperato. La cosa più importante, secondo noi, è la riduzione degli errori di progettazione, perché riuscire a validare le singole re regole individualmente comporta che questa regola venga applicata dal motore sempre allo stesso modo. E diciamo, il vantaggio dei sistemi informativi è proprio quello, l'applicazione di regole ripetitive. In questo caso evitiamo l'errore di progettazione dovuto al fatto che persone diverse lavorano su lati diversi del progetto e pensano in maniera diversa. C'è un coordinamento, c'è una validazione, per cui
abbiamo una riduzione drastica degli errori di progettazione dovuta magari a mancanza di coordinamento o mancanza di comunicazione. In più, col fatto che vengono automatizzati diversi processi ripetitivi, come quello di mettere in tavola i pezzi, come quello di farle distinte, sono processi ripetitivi, abbiamo una riduzione anche di un terzo del personale del team di progetto. Si può fare anche di più, nel senso, noi fondamentalmente come livello di ufficio tecnico dobbiamo gestire tutte le fasi, per cui il nostro ufficio tecnico è più devoto alla gestione che alla progettazione. Quindi la parte di riduzione si applica alla parte di progettazione, la parte di gestione quella rimane. Io ho fatto una presentazione, penso, abbastanza veloce, spero che di essere stato abbastanza chiaro. Ovviamente sono disponibile a delle domande se ce ne fossero, altrimenti ritorno la parola a Roberto. Grazie mille Massimo Cicognari, quindi adesso la parola a Federico Cuppi. Buonasera a tutti. Si vede? Sì. Ok. Aiuto, come si spegne sta cosa? Ok. Oggi vi parlerò di cantieri smart, quindi di come gestiamo le informazioni nella fase di installazione, nella fase di posa. Non mi dilungo, già Massimo ha spiegato molto bene cosa fa Focchi, che azienda, che tipo di azienda è, cosa produciamo e qual è il business del quale ci occupiamo. Cosa facciamo a livello di BIM? Come diceva Massimo, il BIM è diventato uno standard aziendale, è diventato imprescindibile e tutto partì da richieste legate ai clienti, soprattutto inglesi, che chiesero sempre più informazioni, sempre più dati legati ai modelli, e modelli che noi inizialmente utilizzavamo solo per delivery, quindi una modellazione fine a se stessa. La progettazione passava per canali diversi, mentre oggi il BIM è diventato appunto il fulcro sia della progettazione sia il fulcro della gestione. Quindi, come vedete, è diventato tutto un sistema organico all'interno dell'azienda, quindi un collettore di informazioni, un mezzo di condivisione dati in tutti gli uffici, quindi a partire dall'ufficio tecnico per arrivare all'ufficio acquisti o ricerca sviluppo, eccetera, eccetera, fino ovviamente ad arrivare in cantiere. E si parlava prima di definizione geometrica. Come diceva Massimo, la definizione geometrica nei nostri modelli non è fondamentale, o meglio, è importante nella fase di design, quindi quando è necessario capire le dimensioni dell'edificio e eventuali clash con strutture, impianti e così via. Però quello che a livello BIM interessa all'azienda sono i dati, ovviamente, quindi tutto il sottobosco informativo che sta al di sotto dell'apparenza dei modelli, quindi al di sotto della geometria che la genera. Qui abbiamo tre esempi di tre progetti in corso d'opera, due inglesi e un italiano, partendo da un LOD 2, quindi il primo progetto a sinistra. Abbiamo una modellazione molto geometrica, schematica, volumetrica, quindi si parla di cubi, volumi molto semplici, e ai quali vengono attaccate diverse informazioni, ma che comunque a livello geometrico rimane molto schematico, perché non è quello che ci interessa. Si passa a un LOD 4, questo è un progetto a Londra, dove veniva richiesta una discreta informatizzazione anche a livello di colori. Infatti ci sono circa una trentina di RAL differenti all'interno della cartella dei profili. E qui si è spinto un po' oltre, diciamo, si è arrivati a un LOD 4, quindi un LOD
capace di produrre informazioni più precise legate anche a eventuali ordini, eventuali stime, costi, eccetera, fino ad arrivare a un LOD 5, quindi un LOD capace di dare informazioni anche per quanto riguarda l'installazione, la posa, e graficamente restituisce l'elemento geometrico nella sua completezza, nella sua interezza. Quindi se andiamo a zoomare, troveremo la vite, troveremo la rondella, ovviamente troveremo ogni singolo pezzo con la sua definizione geometrica esatta, come sarà poi nella realtà quando sarà posato. Come dicevo, però, questa è solo un'apparenza, è quello quello che sta al di fuori del modello BIM. Quello che noi interessa è quello che è oltre. Diciamo, questa è solo una metafora Matrix, quindi noi guardiamo oltre a quella che possiamo definire un po' interfaccia. Queste tre immagini, diciamo, che descrivono allo stesso modo i tre edifici precedenti, quindi noi consideriamo il modello BIM come un database, una base di dati, una base di informazioni dalle quali poi deriviamo successivi ragionamenti e successivi calcoli. Quindi, come dicevo, il modello diventa un fulcro il fulcro del flusso informativo. Viene utilizzato da ogni ufficio, quindi a partire dall'ufficio tender che definisce delle griglie volumetriche dell'edificio, ci attacca delle informazioni, le stesse informazioni poi vengono riprese in fase di progettazione vera e propria, quindi in fase di definizione più specifica dell'edificio, poi da ufficio acquisti per fare dei conteggi o per esempio ufficio project management per andare a definire lo stato d'avanzamento dell'opera, cosa è stato installato, cosa è stato prodotto, quanto manca, cosa sta per arrivare in cantiere e via dicendo, in modo tale che anche la logistica in cantiere poi possa trarre vantaggio da questo sistema, perché ogni elemento è tracciato, ogni elemento sappiamo quando è stato fatto, quando è stato spedito, da chi potenzialmente e quando deve essere installato. Ma cosa facciamo in cantiere? I cantieri fuochi sono cantieri molto, molto prestigiosi e lavoriamo, come diceva Massimo, in tre principali mercati: italiano, inglese e statunitense. Quello che vedete è il cantiere di Torre Libeskind a Milano, geometricamente un cantiere molto complesso, e anche qui ovviamente abbiamo utilizzato la metodologia BIM come Solar Curve, edificio a New York, geometricamente molto complesso, con queste unit sfaccettate che creavano questo gioco volumetrico molto, molto complesso. E infine un progetto inglese, un progetto di rilievo molto ambizioso che è Paddington Square di Renzo Piano, che è in fase di consegna. In cantiere qual è il flusso che abbiamo dei dati? Tutto parte dal modello BIM, come dicevamo. Il modello BIM è ciò da cui partono le informazioni e dove arrivano le informazioni. Quindi, diciamo che successivamente alla fase di progettazione si definiscono tutte i vari componenti che vanno a generare la facciata dell'edificio. Vengono definite le informazioni di posa, quindi una serie di tavole, una serie di disegni bidimensionali ai quali vengono attaccate delle etichette QR code, che definiscono la posizione di ogni elemento all'interno del cantiere. Queste tavole vengono recepite sotto forma ovviamente digitale in cantiere, vengono scannerizzate vengono scannerizzati i QR code attraverso una piattaforma web, quindi un device mobile. E successivamente viene scannerizzato il codice a barre della unit. In questo modo viene fatto il binding tra l'elemento, diciamo, digitalizzato, il QR code, con l'elemento reale. Quindi si crea questo collegamento. Una volta creato questo collegamento,
il sistema automaticamente rileva che la unit è stata installata e dove è stata installata, e eventualmente rileva anche potenziali errori di posa o anche solo errori di scannerizzazione. Questa è solo, diciamo, una panoramica di quello che viene fatto in fase di installazione unit, quindi il prodotto madre dell'azienda, ma ovviamente a corollario delle unit, delle cellule, c'è una quantità enorme sia di materiali che di processi che vengono fatti in cantiere, come per esempio l'accettazione dei materiali in arrivo, quindi quando arriva il tir, scarica i bancali di cellule, di staffe o quello che serve per l'edificio, vengono accettati e vengono fatti dei report. E come anche per esempio report sulla posa delle staffe, report sulla posa delle saddle gasket, report sui fire stop, quindi tutta una serie di documenti che certificano la qualità del prodotto installato e la qualità effettivamente della posa. Quindi anche un operatore va a firmare digitalmente questi documenti. E in questo modo si va anche a capire chi ha fatto cosa e come è stato fatto, con anche report fotografici e varie ed eventuali. Tutta questa miriade di dati dove viene collocata? Viene trasferita in un common data environment in tempo reale in azienda, quindi nel momento in cui la cellula viene installata, nel momento in cui il componente viene validato, in azienda sappiamo che quell'oggetto è lì in quella posizione, sappiamo che ok, è a posto in questo momento. Quindi vengono scaricati una serie di dati, quelli che vedete a destra, legati alla posizione, legati alla lista di produzione, e fino ad arrivare anche potenzialmente al disegno effettivo dell'elemento. Ovviamente i report vengono bindati in una corrispondenza uno a uno rispetto all'elemento installato, quindi se io vado a interrogare il modello, gli vado a chiedere ok, qual è il report di posa, automaticamente il sistema mi porta al documento PDF caricato in maniera, ricordo, automatica. In questo modo evito di perdere tempo a cercare in varie cartelle chissà dove le informazioni, perché io so che aprendo il modello nel Common Data Environment, so che cliccando sulla unit, so che il PDF che cerco è proprio lì, senza andare a fare tanti voli pindarici. Questo cosa comporta? Comporta la creazione di un modello, un gemello digitale. Un modello che poi noi utilizziamo a tutti gli effetti per ripristini, per sostituzione, manutenzione. Quindi andando a interrogare l'elemento, io effettivamente, vedete sulla destra, ho il disegno produttivo della cellula e eventualmente, se si è rotto il vetro, posso andare a vedere il ciclo produttivo del vetro e andarlo a ordinare nuovamente senza andare a tirar fuori dei faldoni di carta e cercare per delle mezze giornate. Quali sono i vantaggi? Cosa comporta questa metodologia? Ovviamente una coerenza di informazioni e un'attendibilità che sembra poco, ma fa la differenza, e soprattutto su progetti molto complessi e con una miriade di dati come quelli su cui lavoriamo noi, perché comunque le facciate sono elementi molto complessi, molto, molto intricati. E una facilità di accesso alle informazioni, quindi diciamo anche un ufficio che non è abituato a lavorare in 3D, non è abituato a fare delle query in un database, può andare a ottenere delle informazioni in modo anche grafico, immediato e in modo molto veloce. Abbiamo aumentato l'efficienza del flusso di lavoro e della comunicazione, ovviamente, e quello che dicevo prima, un azzeramento di tempi di ricerca, una copertura al 100% dei report di controllo qualità in cantiere, e il modello che si aggiorna in tempo reale, e sembra poco anche l'abbattimento dell'utilizzo della carta in cantiere.
E ovviamente quello che dicevo poco fa, la creazione di un modello digitale che è utilizzabile sia lato azienda sia lato cliente per manutenzioni e quant'altro. Io ho finito, spero di essere stato chiaro. Per qualsiasi domanda sono a disposizione. Bene, grazie Federico Pucci. Io sono la parola ad Andrea Agostini di Adox. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, la sentiamo. O meglio, buonasera ormai. Dovreste Perfetto. vedere anche lo schermo ora, ok? Sì, assolutamente. Benissimo. Allora, buonasera a tutti, molto piacere. Io sono Andrea Agostini, CEO and founder della società Adox, ma anche della realtà Ecore che vi presenterò oggi, perché proprio dopo aver vinto il premio appunto del Digital Beam Awards a ottobre abbiamo costituito la startup innovativa che vi andrò a raccontare brevemente all'interno di questo intervento. Allora, partiamo con la definizione di che cosa facciamo all'interno di Ecore e perché è nata Ecore. Intanto partiamo con la definizione di digital twin, gemello digitale, è stato citato poco fa dal collega. Cos'è e quando parliamo di digital twin? Quindi digital twin è un gemello digitale, è la rappresentazione virtuale di un'entità fisica, vivente o non vivente, di una persona, di un sistema anche complesso, connessa a una parte fisica e con la quale può scambiare dati e informazioni, sia in modalità sincrona che asincrona. Definizione di Wikipedia, che sono andato brevemente ad estrapolare e a leggere. E questo perché? Perché molte volte si tende ad definire il modello statico BIM come il Digital Twin. Questo non è un sostituto della parola Digital Twin, ma appunto mi piace portare l'attenzione al termine connessa a una parte fisica. Quindi per andare a creare un Digital Twin, noi abbiamo bisogno di una parte fisica che poi viene ricreata all'interno di questo gemello digitale. Il nostro lavoro come Core è stato quello di andare a creare una piattaforma per andare a migliorare le modalità di gestione in termini di efficienza manutentiva ed energetica, utilizzando quello che è il paradigma del gemello digitale, del Digital Twin. E Digital Twin però non vuol dire solo edifici. Se scomponiamo appunto questa definizione, in realtà, scusate, eccoci qua, siamo immersi di dati e siamo immersi all'interno di questo digital twin, perché banalmente quando utilizziamo il nostro cellulare, inconsapevolmente all'interno delle nostre giornate stiamo vivendo all'interno di questo gemello digitale. Le previsioni meteo, che cosa facciamo? Utilizzando molteplici fonti di dati che replicano quello che è l'andamento del meteo. La stessa cosa se utilizziamo delle applicazioni per la salute e lo sport, smartwatch, applicazioni mobile e quant'altro. Andiamo a replicare il nostro corpo all'interno di dati al fine di monitorare lo stato di forma in tempo reale, e quindi asincrono nella definizione di prima. E il signor Google, mappe digitali, ha un po' replicato quello che è il mondo all'interno appunto di Google Maps, che viene connesso con il traffico e quindi replica l'infrastruttura che ci informa sullo stato del traffico stesso. Questa parentesi per andare a semplificare anche un po' quello che è il concetto di gemello digitale. Nel nostro ecosistema, nel settore delle costruzioni, quello che è il BIM e Digital Twin, abbiamo una fase statica, che è il concept design, e la fase di costruzione, chiamiamola statica per un modello BIM, che vive un po' tutte le fasi, ma non viene realmente poi connesso ai dati dell'ambiente circostante. Abbiamo invece la fase di operation and maintenance, dove il Digital Twin veramente prende vita e viene connesso a quelle che sono il modello BIM, quindi, o comunque l'ambiente tridimensionale, viene connesso a quelli che sono i dati in real time data, che poi si vanno a differenziare fra i dati IoT, e quindi energy monitoring, possiamo fare manutenzione predittiva, possiamo valutare le condizioni del comfort, ma
quello che mi piaceva portare all'attenzione era appunto questa connessione a volte bidirezionale fra il modello tridimensionale, le informazioni all'interno di esso, i dati e il modello fisico per andarlo a migliorare. E quindi ci siamo un po' chiesti all'interno delle survey che abbiamo fatto quali sono i problemi da andare a risolvere per andare poi ad attuarlo attraverso appunto le dinamiche di Digital Twin. Ma innanzitutto sappiamo benissimo che gli edifici sono responsabili del 39% delle emissioni di CO2 globali. Rispetto agli standard, per quelle che sono le fonti Enea, consumano il 46% in più di energia, ma soprattutto concentriamoci sui dati, che sono difficili da reperire. Abbiamo fatto più di 40 survey, 40 sondaggi, ai facility manager e range manager, che passano il 40% del loro tempo durante la ricerca documentale. Quindi impegnano molto del loro tempo per andare a ricercare informazioni, documenti, che sono basati su carta o file Excel. E quindi la struttura dati è molto frammentata e le fonti sono difficili da reperire, di difficile lettura. Poi abbiamo una gestione a silos, anche quando ci sono dei sistemi informativi, sistemi di ticket, dei sistemi di BEMS, quindi di monitoraggio dell'energia, molte volte non parlano fra loro. E ben sappiamo che nella maggior parte dei casi non abbiamo modelli BIM nelle fasi di operation e maintenance. E molte volte, anche quando la stazione appaltante consegna il modello BIM scusate, l'impresa di costruzione consegna il modello BIM alla stazione appaltante, molte volte la stazione appaltante, soprattutto se pubblica amministrazione, non sa cosa farsene di questo modello. E quindi la nostra mission è un po' quella di creare valore tramite il Digital Twin negli edifici per gli utilizzatori e gli owners. E quindi abbiamo creato una data platform che lavora su tre principali pillar: il risparmio energetico, quindi una migliore regolazione degli impianti, una miglior gestione della manutenzione, ottimizzando quello che è il controllo, e andiamo soprattutto a centralizzare il dato. Quindi andiamo ad utilizzare il modello BIM per andare ad avere una piattaforma olistica per quelli che sono la centralizzazione di documenti, informazioni lungo tutto il ciclo di vita dell'asset. E quindi appunto andiamo a prendere l'ambiente fisico, un po' per ripercorrere la definizione che dicevamo prima, andiamo a fare una data analysis, quindi analizziamo i dati che ci sono all'interno dell'ambiente fisico, andiamo ad integrarli all'interno di un ambiente digitale, per poi andare a scaturire azioni attraverso l'intelligenza artificiale. Quindi applichiamo a questi dati dei modelli matematici che scaturiscono azioni predittive all'interno dell'ambiente fisico, e quindi questi dati che vengono modellati all'interno dell'ambiente digitale tornano indietro all'ambiente fisico per andare a ricreare il vero digital twin. E quindi un'interconnessione tra asset reale e copia digitale di quelli che sono i dati geometrici, funzionali e comportamentali. Quindi vediamo brevemente quello che è il prodotto. Abbiamo un'architettura funzionale basata più strati, in cui va ad integrare, come dicevo un po' prima, quelle che sono le funzioni di base della manutenzione dell'asset e dei dati che rappresenta il patrimonio edilizio. Quindi abbiamo l'IoT, abbiamo tutta la parte di software per il ticketing, definiti CAFM o CMMS, abbiamo il BMS stesso, che molte volte è ostico da integrare, però abbiamo sviluppato dei protocolli di integrazione molto attivi, diciamo. E poi c'è la parte documentale, l'IRP, eccetera, eccetera. Quindi il livello dati che noi andiamo ad integrare attraverso i nostri tre moduli. E quindi il Building Information Modeling, Facility Management e l'Energy Management, per passare poi alle dashboard e l'Artificial Intelligence, verso quello che noi chiamiamo l'asset performance. Andiamo a definire delle KPI in una fase iniziale, per poi andare ad portare benefici a quello che sono, a quella che è la gestione dell'asset, o quelle che sono appunto le dinamiche di performance. Vi mostro un breve video che abbiamo da poco appunto rilasciato per una collaborazione che abbiamo con la Consulting EY, in cui andiamo ad virtualizzare un edificio relativo al manufacturing. Quindi la piattaforma consente in cloud di andare ad eccoci qua, visualizzare i modelli BIM e federarli fra loro. Quindi possiamo federare molteplici modelli BIM. Avevamo l'esempio prima dell'ambito MIP federato con l'architettura.
abbiamo l'opportunità di visualizzare il modello in ogni suo dettaglio, e la cosa banale, però essenziale, andare a verificare i dati che ci sono all'interno del modello BIM, ma soprattutto l'integrazione documentale all'interno di questi dati. Qui abbiamo un quadro elettrico con vari documenti annessi, come mostrava prima il collega nella soluzione specifica delle facciate, noi lo integriamo un po' a tutto il modello. Soprattutto abbiamo anche collegato la possibilità di integrare documenti blockchain nel caso di verifiche future da parte di enti legali. Possiamo gestire l'apertura di ticket manutentivi, quindi andando ad sia collegarci a quelle che sono le piattaforme che dicevo prima, quindi il modello BIM va a geolocalizzare i dati, che ad appunto, come si fa vedere nel video, aprire i ticket all'interno del modello vero e proprio, per poi interfacciarli con il sistema di ticket. E qui abbiamo invece l'altra sfera, che è la sfera dell'IoT, vedevamo dei quadri elettrici. Andando su vai al dettaglio, andiamo sul cuore della piattaforma, che è l'analisi dei dati. Qui possiamo vedere uno storico di dati che rappresentano appunto l'andamento dell'energia di questo determinato building, in cui appunto c'è la potenza massima, e posso anche correlare poi più anni e posso andare nel dettaglio dei vari device che vedevamo prima nel modello. Quindi un'altra applicazione interessante, sempre in tema energy management, è quella dell'attuazione, che non vedevamo nel video precedente. Quindi noi andiamo ad integrare più fonti dati, che appunto possono essere l'energia che vedevamo prima, ma anche dati esogeni, quali ad esempio la presenza delle persone, le previsioni meteo e altra sensoristica aggiuntiva. Andiamo a creare un modello dati, e poi va aggregato a quello che è l'esperienza dell'utilizzatore, automazione pianti e regolazioni ottimali per andare ad ottenere il risparmio. Quindi cosa andiamo a fare? Con questo sistema andiamo a regolare gli impianti in maniera ottimale. E vi mostro un altro breve esempio. In questo altro breve esempio che abbiamo portato a termine all'interno di un centro commerciale nel nord-est Italia, abbiamo connesso il people counting, quindi l'ingresso delle persone del centro commerciale, all'unità di trattamento dell'aria, quindi all'inverter direttamente dell'unità di trattamento aria, senza oltretutto passare per il sistema BMS. Questo ha consentito, qui abbiamo un esempio del modello BIM, questo ha consentito, vediamo se, eccoci qua, andiamo nel dettaglio dell'unità di trattamento aria, di visualizzare i dati di temperatura, frequenza e Pascal di questa determinata UTA. Questo ha consentito, tornando a quello che vi stavo dicendo prima, di andare a rappresentare il flusso di dati relativamente alla dashboard tecnica. E qui abbiamo una dashboard invece più manageriale, barra funzionale, che va ad far sì che, dati gli ingressi che abbiamo all'interno del centro commerciale, la piattaforma va a modulare quello che è l'inverter delle varie unità di trattamento aria delle hall. E quindi abbiamo anche una predittività, perché poi abbiamo allenato anche un sistema di machine learning, intelligenza artificiale, per andare appunto ad creare il risparmio e l'efficienza anche del 65% in alcuni picchi della giornata, andando a risparmiare insomma un bel po' di euro. Questi sono dati dell'energia di maggio dell'anno scorso, quindi non poi falsati dal picco che ha avuto a giugno. E questi sono un po' i risultati medi che riusciamo ad ottenere attraverso la piattaforma, quindi una riduzione di energia del 25%, una diminuzione dei costi del facility del 15%, di conseguenza andiamo a ridurre le emissioni di CO2, ma soprattutto del full time equivalente, quindi del tempo di gestione dell'asset o del patrimonio immobiliare. È un case history interessante che stiamo portando avanti con la società Bimon, è il primo digital twin di un intero ospedale in Italia, che è l'ospedale di Prato, per l'impresa Pizzarotti. E quindi all'interno di questo progetto stiamo digitalizzando, anzi sono già stati digitalizzati 250.000 metri quadri, e abbiamo connesso alla piattaforma più di 18.000 punti del BMS e i relativi sensori. Adesso stiamo allenando l'algoritmo di intelligenza artificiale, gli algoritmi anzi, perché sono più di uno, per andare ad effettuare la manutenzione predittiva. Questo progetto ha consentito di stressare la piattaforma in maniera abbastanza repentina e massiva, per andarla poi a validare,
per progetti anche di questo tipo, unici, oserei dire, in Italia. Applicazioni, ambito uffici, industriale, real estate, ambito impiantistico. Non ci limitiamo a fornire la piattaforma, ma noi lo chiamiamo processo integrato, perché se fornissimo solo la piattaforma poco servirebbe se non a visualizzare il modello BIM, ma attraverso appunto i nostri tecnici andiamo a fare una data analysis iniziale, a definire delle KPI, installiamo e customizziamo l'applicativo per poi applicare gli algoritmi. E ecco, siamo qui per questo, vinto il premio al BIM Digital Awards lo scorso anno, e a dicembre 2022 abbiamo chiuso il primo round di investimenti con Cassa Depositi e Prestiti all'interno dell'acceleratore Abismart. E partnership, non facciamo queste cose da soli, ma siamo all'interno di circuiti legati all'università, con il Politecnico di Milano e l'Italian Proptech Network, impresa Pizzarotti, studio di progettazione Arcadis, Beantech che ci aiuta nello sviluppo e l'impresa Vinci. Chiudo e se ci sono domande sono a disposizione sia in chat sia appunto con i vari collegamenti social e quant'altro. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille. C'è una domanda. Il sistema illustrato del Digital Twin, come potrebbe essere utilizzato in realtà caratteristiche minori? Penso che sia una domanda per pochi. In che senso caratteristiche minori? Probabilmente in cantieri più piccoli. Beh, diciamo che il sistema è scalabile, per cui è indipendente dalle dimensioni, dalle complessità ovviamente geometriche. Io credo che sia completamente scalabile, sia per progetti come quelli che facciamo in azienda noi, quindi diversi metri quadri di facciate, come anche per edifici residenziali. Sì, se posso aggiungere, l'investimento per questo tipo di attrezzature in realtà non è molto oneroso. C'è più che altro la parte di integrazione con i vari sistemi, quindi proprio gestionale piuttosto che un sistema di logistica, quindi sono queste forse le problematiche, ma di per sé gli strumenti sono facilmente accessibili, cioè non usiamo strumenti particolarmente complessi. Quindi, può essere scalabile, più che altro che forse in Italia soprattutto non c'è ancora questa visibilità. Alcuni nostri clienti, i nostri più grossi clienti inglesi, ci hanno più volte coinvolti in sessioni dimostrative per i loro altri fornitori, che sono sicuramente di dimensione più piccola, quindi anche piccoli impiantisti, perché volevano che questo tipo di metodologia venisse adottato anche da loro. E la cosa era fattibile perché, come dicevo, gli strumenti sono veramente accessibili a tutti, cioè, non ci sono particolarmente investimenti particolarmente grossi da fare. Bene, grazie. Ci sono altre domande? Direi di no, quindi ringrazio Federico e Massimo Giacomini di Focchi e Andrea Agostini di Adox e tutti i partecipanti. Allora tutti una buona Grazie a tutti voi. serata. Grazie a voi, arrivederci.